Ok, gente, qua la mano. Primo 5 della scuola media, fatto. Chi è pronto per il primo grande giorno? Io so di esserlo. Mi sono fatto crescere i baffi durante l'estate, quindi sono perfetto. Ok, A, io quelli non li chiamerei baffi. E B, perché non vuoi ammettere di essere nervoso come noi? Ragazzi, non serve essere nervosi, anche perché saremo tutti nella classe della signora Salter, l'indice che è la migliore. Ma Lincoln, verremo mangiati vivi! Non siamo più noi i pesci grandi! Volete darvi una calmata? Ve lo dico io. Finché noi saremo insieme andrà tutto bene! E così siamo qui, pronti per la scuola media. Ma non siamo popolari, questa è proprio una tragedia. Anch'io non so più che fare. Sorridi a tutti e non ci pensare, la scuola media ti sorprenderà. Insieme riusciamo a superare quanto. Insieme noi siamo dei supereroi. Se staremo tutti uniti, noi saremo i più seguiti. Io ci sarò per voi e voi per me. Dubbi non ce n'è. Provo una FIFA blu, chiuso dentro un armadietto. Orientarmi non so più. E questo coso ruba i soldi che metto! A me manca già la pizza! Ma ci sono gli spaghetti al sugo che schizza! Noi vivremo grandi novità! È la verità! Insieme, insieme! Date retta a me! Sicuro andrà bene! Fidatevi di me! Ciao ragazzi, sono la signora Salter, ecco le informazioni di base. Succhi di frutta in fondo, servitevi pure, ci sono le etichette col vostro nome sui banchi. A tema Harry Parkour, adoro il suo show e inoltre lui è un mio grande amico. Wow! Visto? Ve l'avevo detto che non c'era da preoccuparsi. Signora Salter, io non trovo il mio banco, mi chiamo Lincoln Loud. Oh, fammi vedere, eccoti qua. A quanto pare tu sei nella classe del signor Bolofner. No, non può essere, sono certo di aver richiesto questa classe. Per l'amor del pan di Spagna, dimmi che hai consegnato il modulo, dillo. L'ho fatto, vedi, c'è anche una spunta. Non è una spunta, è una macchia di Flippy. Signora Salter, e lo faccia restare? Insomma, ormai è già qui, per favore! Sì, noi dobbiamo restare uniti! Sì, abbiamo anche cantato una stupida canzone! Oh, mi dispiace davvero tanto, ragazzi, ma siamo pieni. Lincoln dovrà presentarsi nell'altra classe. E dove si trova? In un capanno! Eccoti un succo per il viaggio. È una bella camminata. Come troviamo due compagni di squadra entro domani? Ho già in mente il primo, sapete? Sid, devo darti una notiziona. La cuoca ha trovato il cerotto che aveva perso nel purè. No, vorresti far parte della prima squadra di skateboard della nostra scuola. Ma io non so andare sullo skate, ricordi? Mostrami che sai fare. Sul serio? Strano, ti ricordavo in gamba, credo. Ma io sarò la tua istruttrice. Andrai sulla tavola in un attimo. Meglio portarmi via al pranzo. Ho come l'impressione che avrò lezioni di skate fra poco. L'ho trovato! Che cosa ho vinto? Come me la sto cavando? Benino! Perché non proviamo con lo skate? Ora bilancia bene un piede sulla tavola e con l'altro spingi forte. Sì! Visto? Sei bravissima! Vuoi provare ad andare più veloce? Questa velocità mi va bene! Perfetto! Benvenuta in squadra! Ci sto, ma ho una sola condizione. Posso essere anche la mascotte? Stavo giusto pensando a una hot dog! Wow! Così pensano i grandi! Oh! Ora ci manca soltanto uno skater! Bene, potremmo fare dei provini! Bene, grande! Vi raggiungo più tardi! Ketchup o magari senape? Entrambi! Candidati per la squadra di skate e ti regaliamo un taco! Oh no! Fate una fila unica, per favore!
su una squadra che cucina i tacos, perché credimi, sono il massimo! Grazie! Li ha fatti mia nonna! Allora, chi vuole fare il provino per la squadra? Ah? Eccomi qui, ragazzi, sono arrivato tardi! Sì, i tacos sono tutti finiti! Oh, ok, e per il provino c'è posto! Vorresti davvero entrare in squadra? Sì, vado forte sullo skate! Forte, Lard, sei dentro! Ragazzi, è fatta! Abbiamo le divise, l'attrezzatura e tutta la squadra! C'è solo una cosa che devo capire bene! E qual è? Come si frena! Coach Crawford, le presentiamo la prima squadra di skateboard della Chavez Academy! E insieme a noi la nostra magnifica mascotte! Oh! Ah, ma questo non è possibile, sempre quando prendo il caffè! Abbiamo quello che ci ha chiesto, la squadra, l'equipaggiamento e anche le divise. Oh, certo, questo lo vedo. Ma ho dimenticato di dirvi una cosa. Il regolamento dice che dovete vincere una gara di qualificazione per diventare una squadra. No, che cosa? Sì. Davvero? Organizzerò una sfida per oggi dopo la scuola. Qui c'è l'indirizzo, se vincerete, bene. Altrimenti, sceglietevi un altro sport e lasciatemi in pace, ok? Non ha alcun senso, non siamo affatto preparati. Non abbiamo mai fatto un solo allenamento. Coraggio ragazzi, finora è andata bene, no? Supereremo anche questa. Dobbiamo solo fare quello che ci riesce meglio. Gettare il cuore oltre lo skate. Giusto, Ryan. So già come fare per andare più veloce. Utilizzerò il mio Sparrow Dog. Questo è proprio quello che si dice fast food. L'avete capita? Yeah. Lezione finita tra 3, 2, ci siamo! Sid, ma dove sono gli altri? Brutte notizie, Samir e Nikki sono in punizione perché hanno imbrattato la foto della preside. Ma sono matti! Loro dicono di non aver fatto nulla, ma li hanno messi a lavare i piatti in mensa e non possono muoversi. Non ci voleva? E Casey e Lerd dove sono? In punizione per aver attaccato le gomme sotto i banchi durante la lezione, ma anche questo non è vero. Cavolo, anche questa non ci voleva! La gara inizierà fra poco. Tu vai ad aiutare Samir e Nikki in mensa, io invece proverò a liberare Lerd e Casey. D'accordo. Ronnie Anne, il photobombing no! Oh, ma tanto avevo gli occhi chiusi! Può lasciare andare Casey e Lerd, signora Galliano! Li guardi! Sono innocenti! Ci hanno incastrato! È vero! Mi spiace, non posso farlo! Oh, di nuovo! E se togliessimo le gomme da tutti i banchi? Beh, non so... Vuole dei consigli per fare dei bei selfie? D'accordo! Partiamo dalle basi, ok? Primo, la duck face. Ora proviamo un bel filtro. Un filtro? Oh, sono dolce come un cagnolino! Infine il selfie stick per migliorare l'inquadratura. Ne ho fatto uno con gli oggetti trovati a scuola. Oh, così sono davvero stupenda! Wow! Bella, Galliano! Li stupirai tutti! Nonostante i contrattempi, possiamo ancora arrivare puntuali alla sfida! Sì! Stavamo andando già? Abbiamo anche
2 minuti di anticipo. Dov'è l'altra squadra? I miei capelli! Ehi, ma questo è un salone di bellezza! Oh, ora è tutto chiaro! Aspettate un attimo, controlliamo l'indirizzo. Il coach Crawford è già ingannato! Ehi, coach! Lei ci ha dato un indirizzo falso! Scommetto che è stato lei a imbrattare la foto della preside! E a mettere le gomme sotto i banchi! E a darmi l'insufficienza di mate! No, non è vero! Lei è colpa mia! Scommetto che il regolamento non esiste! Lo sapevo! È una rivista di parole crociate! Ha anche sbagliato le risposte! Ora sì che è tutto chiaro! Non voleva che fondassimo la squadra di skateboard! Hai ragione! Calma, non ho finito! Non volevo che fondaste una squadra perché pensavo che gli skater fossero un branco di fannulloni. Ma quello che è successo oggi mi ha dimostrato il contrario. Avete cuore, avete passione e gli hot dog, il mio cibo preferito. Formate pure la vostra squadra! Non andremo via senza ciò che ci spetta. Credo abbia detto di essere d'accordo. Sul serio? Sì! Questo sì che è sport, ragazzi! E questo caffè è una bomba! Qualcuno di voi può insegnare a Laird come si fa a frenare? Sì, vi prego! Ehi, Clyde, ti serve un partner? No, grazie! È una cosa tra me e Lincoln! Oh, ciao, Lincoln! Ci siamo, amico! È una cosa tra me e Clyde. Grazie, fratello. Mi scusi, signora, mi farebbe una foto col mio migliore amico? Di solito avrei detto di no, ma visto che il tuo migliore amico è un sasso, provo compassione per te. Che si fa con questo aggeggio? Mi dispiace, Clyde, non ho capito. Può sbrigarsi, il mio amico è un tantino pesante. Ok, ho trovato 3 risultati per pesante. Sasso Lincoln! Beh, ecco la foto. Mi spiace per il tuo amico, ma guarda, quel pezzo di legno laggiù sembra piuttosto solo. Mangia la mia polvere, cartone Lincoln! Mangia la mia crosta, Clyde! Lincoln, entra! Ho finito la mia metà della lista! È un'intera pizza! Grande, anche io ho finito la mia metà! Vediamoci presto al luogo prestabilito! Ehi, te lo lascio! So cosa vuol dire sentirsi soli! Piacere di conoscerti! Che giornata, Clyde? Fenomenale! Di più! Già, tranne quando abbiamo vomitato! E diventati arancioni. E Lynn mi ha ruttato in faccia. E sono caduto nel lago. E non dimentichiamoci Petey. Ah, io preferirei dimenticarlo. A rifletterci oggi non è stato... per niente. Fenomenale. Che cosa è successo? Forse eravamo così ossessionati dalla lista che non abbiamo avuto il tempo di divertirci, lo sai? Hai ragione, le nostre vacanze sono finite tutte sprecate. Impara a guidare, paccioide! Come se non bastasse, ho anche bucato una gomma! C'è una gomma bucata! E ora come facciamo ad arrivare a casa prima che faccia buio? Guarda! Tenetevi forti! Per fare prima voglio prendere la strada! Siamo arrivati, grazie al passaggio! Ooh!
È servito, però. Lo penso solo io, tornare a casa è stato fenomenale. Già, la parte migliore della giornata non era nemmeno sulla lista. Ah, allora non abbiamo del tutto sprecato le vacanze. Clinton MacLeod! Quindi, qual è il programma per l'estate? Non avere nessuno! Fenomenale! Oh, il mio taxi. Ci vediamo domani, amico! Bell'uccellino! Sarà un'altra cosa tra lui e Klein! Io non posso sopportarlo! Lana rovinerà del tutto questa festa! Lei pensa che un mucchio di foglie possa essere usato sia come asciugamano che come carta igienica? Oh? Cosa posso fare adesso, signor Sprinkles? Hai ragione, dobbiamo prendere misure molto più drastiche. Hai qualche idea? Sì! È ora di fare qualche telefonata. Da astuta piccola volpe. Ci siamo! Non posso credere che sia il nostro settimo compleanno. Personalmente mi sento ancora come se avessi 6 anni. Senti, grazie per avermi fatto organizzare la festa. So che è stata dura rinunciare, ma sei stata stranamente brava a farlo. Beh, tu hai reso tutto così facile. Ci vediamo tra poco al parco. Che c'è, Duncan? È l'ora della festa. Ehi, fermatevi ragazzi! Tornate indietro! Che sta succedendo? Quelli della spazzatura hanno portato via tutte le mie decorazioni! Cosa? Ma come hanno fatto a non comprendere che erano per la festa di compleanno? Non importa, almeno il toro sarà qui presto! Pronto? Ehi, piccola Loud, che adora il fango, qui è Flip! Senti, non ce la faccio a venire alla festa, ho 4 ruote a terra e nessuna di scorta! No, adesso devo proprio andare. Roy è riuscito a scovare il mio panino al pastrami che trasudava di senape piccante. Purtroppo non ci sarà nemmeno il toro. Flip ha tutte e 4 le gomme a terra. Vai scherzare? Quante probabilità c'erano? Guarda, gli invitati cominciano ad arrivare. Beh, è meglio che vada ad accoglierli. Proverò a fingere una faccia felice. Ciao! Accidenti, che c'è adesso? Pronto? Non ho potuto fare la torta. Qualcuno ha informato l'ispettore sanitario di tutta la sporcizia e gli insetti in pasticceria. E ora devo pulire questo negozio da cima a fondo. E poi ho detto, questo lo chiami ciambellone al limone. E io non penso proprio. Lana, perché non ti unisci alla festa? Questa festa è ufficialmente rovinata. Niente toro, niente torta, niente decorazioni. Sai, mi dispiace tanto, sorellina. Lola, ti prego, devi aiutarmi. C'è qualcosa che puoi fare per salvare la nostra festa? Magari qualcosina riesco a farla. Wow, incredibile che tu abbia messo in piedi una festa tanto in... Beh, non sarà bella quanto la grandiosa festa che avevi organizzato tu, ma ci possiamo accontentare. Ehi, Lola, spero non ti dispiaccia se sono tornato per la torta. Aspetta, tu conosci l'uomo della spazzatura che ha portato via le mie decorazioni? No, io a malapena lo conosco. Ehi, piccola Lauda elegante, attenta a dove lasci le tue cose. Quella ha bucato le mie gomme, che ti farò pagare tutte di sicuro. Oh, centro tavola parigini, che belli! Lola!
Lola, che cosa ci faceva la tua corona sotto le ruote di Flip? Cosa? Questa non è la mia corona! Al giorno d'oggi la indossano tutti, sai? Smettila! Non posso crederci, mi hai mentito per tutto questo tempo! Il camion dei rifiuti, la torta, il toro! E tu non hai sistemato proprio un bel niente! Volevi solo che la festa si facesse a modo tuo! Questo non è giusto, Lola! Stavolta era il mio turno! Prendo il nostro regalo da parte della zia Ruth! Goditi la tua festa! Forza, ragazzi! Filiamo via! Venite, ragazze! È l'ora di spegnere le candeline! Dov'è tua sorella? Ho sabotato la sua festa e l'ho fatta scappare via! Devo rimediare! Guadagnate tempo, ok? E tu dicevi che non ci sarebbe servito, eh? Midge, dammi tutto ciò che hai del colore della pupù! Forza, Roy! Muovi il tuo grande e grosso sedere da toro! Beh, almeno qui c'è del cibo marcio! Ecco le decorazioni! No. Non c'è nessuno in casa, soprattutto se sei Lola! No, apri dai! So che è il tuo bidone della tristezza! Va via! Volevo dirti che mi dispiace tanto. Dovevo farti fare la festa a modo tuo. Era la tua occasione di brillare. Ci sono rimasta davvero male, Lola. Lo so, ma ho una grande sorpresa che potrebbe rimediare a tutte le cose terribili che ti ho fatto. Ti ascoltiamo. Wow! Cavolo, hai fatto tu tutto questo! Puzzerò di animali da fattoria per una settimana, ma ne valeva certo la pena! Grazie, Lola, per la miglior spazzaturosa festa di sempre! Non c'è di che! Andiamo a spegnere le candeline! Buon compleanno, Lana! Buon compleanno, Lola! Fatta! Ferme, ferme! Facciamone un'altra! Non posso credere che tu sia riuscita anche ad avere le candele che esplodono! Aspetta, cosa? In onda tra 5, 4, 3, 2. Buongiorno, scuola media di Royal Bulls. Io sono Lincoln Loud. E io sono Clyde McBride. Siamo la Troupe Action News. Siamo le news in azione. Ultima ora, oggi è il compleanno del signor Bolofner. Abbiamo la reporter Stella Zhao in diretta per noi. Esatto, Clyde, sono qui con il festeggiato. Signor B, come ci si sente a compiere 62 anni? Io ne ho 34! E ora Rusty Spokes con lo sport. Rusty, sei in diretta! Sono qui col capitano della squadra di calcio, Lin Loud. Rusty, noi ci stiamo allenando. Lin, aspetta! Come ti senti per la partita di oggi contro l'Hazel Taki? Che dire? Saranno fortunati se fanno un gol! Sta fermo, devo provare un tiro. Erano le news di oggi. Lincoln e Clyde, torniamo a... Prendere un gol in faccia da Lin Loud non è di sicuro un mio gol, amico. Torniamo da Stella, ora in mensa, impegnata a imparare come si fa il famoso chili di fagioli. Sono qui con la chef Pat. E insieme stiamo preparando qualche pasticcio. Questa è una scarpa? Beh, erano le notizie di oggi. Un saluto dalla Troupe Action News. Le news che vi faranno saltare. Ripresa chiusa. Come siamo andati? Secondo me siamo stati grandi! Vedo l'ora di sentire quello che pensano tutti del primo episodio! Hanno odiato tutti il primo episodio, mi spiace, ma devo cancellare lo show. Cosa? Ma com'è possibile? Il vostro Action News non ha azione e non ha notizie. Nessuno lo trova interessante, tranne Bolofner, che ci sta facendo causa. Beh, e se cambiassimo qualcosa? Se riuscissimo a inventare una storia grandiosa che attirerà la gente? D'accordo, vi do altre 24 ore. Oh, ho una storia! Indaghiamo su alieni sotto copertura che si fingono insegnanti qui a scuola. È ancora un no, Zack. Ok, ve ne pentirete però quando inizierà l'invasione. Eccomi con gli snack. Ma non mi odiate, sia il distributore che la mensa hanno di nuovo finito i popcorn. Il che è strano, perché dovrebbero essere riforniti ogni giorno. Sì, è strano, in effetti. Chi è che arraffa tutti i popcorn prima che possa arrivarci chiunque altro? Ragazzi, questa è la storia che può salvare lo show! Hai ragione!
Ecco il camion, Liam, su, registra. Andiamo! Fate largo! L'ho preso! E ha un odore terribile! Bel lavoro, hai preso l'immondizia! E il colpevole è scappato via! Non importa, abbiamo sempre le riprese! Andiamo a mostrarle alla preside! Questa sì che è una notizia! Ma chi è il colpevole? Non lo sappiamo ancora, ma siamo molto vicini. Ora voglio vedere come va a finire. Vi darò il resto della settimana per il caso. Sì, può contare su di noi, la Troop Action News. Andatevene. Ecco il camion, è puntuale. Zack, sei stato qui tutto il tempo. Pensavamo fossi a letto. Si chiama mimetizzazione, Rusty. Ehi, allora, dove cavolo è finito il ladro di popcorn? Non si fa vivo, ma possiamo parlare con l'autista. Troop Action News! Ha qualcosa da dire riguardo al caso dei popcorn? Ti abbiamo visto con qualcuno ieri. A chi vendi tutti i popcorn della scuola ogni giorno? Ma di che cosa stai parlando? Oggi è il mio primo giorno. L'ultimo ragazzo è stato trasferito a Indianapolis. È opera del ladro di popcorn, deve averci scoperto. Allora perché sei scappato da noi? Se vedi un cespuglio che ti corre incontro, il tuo istinto ti dice di scappare. Beh, che facciamo adesso? Troviamo il modo di far uscire il colpevole allo scoperto. Io ho un piano. Ma Zack, ci serve il tuo localizzatore e le spezie di Clyde. Se al criminale piacciono i popcorn, non c'è possibilità che resista ai deliziosi popcorn al rosmarino di Clyde. Ok, ragazzi, faremo a turno a sorvegliare. Rilassatevi, potrebbe essere lunga. Popcorn in movimento, inizia lo spettacolo. Coraggio, andiamo. Sta andando al molo. Vuole tentare la fuga in Canada. No, no, non lo farà. Liam, per me ti conviene filmare. È l'ora della fama. Tranquillo, Rusty, ho filmato. Beh, senza una storia, credo che sia la fine del viaggio per la Troop Action News. Ragazzi, guardate! È un biglietto del traghetto e ha la data di ieri sera. Il colpevole deve essere a scuola. Andiamo a cercarlo. La Troop Action News è di nuovo in azione. Giusto, meglio fare la posa dopo. Oh, guardate qua! Un popcorn a terra e ce n'è un'intera fila, chissà dove arriva. Oh, per tutte le pannocchie c'è qualcuno più pasticcione della nonna. Chiusa a chiave! Fatevi da parte, Liam, per me ti conviene filmare. Tranquillo, Rusty, ho filmato. Bingo! Ok, ci siamo, ora si entra. Troop Action News in azione! Meryl, sei tu che prendi tutti i popcorn della scuola? Oh, mi dispiace così tanto, è che volevo un posto tranquillo per guardare le mie soap e nulla insonorizza come i popcorn. Oh, vi prego, non ditelo, ragazzi, io potrei perdere il lavoro. Non lo faremmo mai, Meryl, anche se vuol dire che non abbiamo una storia, il che vuol dire che non abbiamo uno show. Oh, siete dolcissimi. Ehi, conosco un'altra storia che salverà il vostro show. Per anni è stata una leggenda, ma nessuno è riuscito a trovarla. Fino ad ora! Grazie a una soffiata anonima, la Troop Action News ha scoperto la sala giochi segreta della scuola. Erano le news di oggi! Adesso dobbiamo giocare! Corri! Molto bravi! Ho cercato questa stanza per anni. Ottimo lavoro, Troop. Potete tenere il vostro show. Sì! Ecco il colazione, Bot. Sa fare uova, bacon, pane e pancake. E tu a che punto sei?
Oh beh, diciamo che finalmente ho capito che questo pezzo si attacca a quest'altro. Forse... Mi è venuta un'idea, se mi aiutassi con il colazione, Bot? Ok, si può fare, anche se sto morendo di fame. Ho quasi finito. Mi colleghi il sensore ottico al servomotore? Subito! Ecco fatto, l'ho collegato. E vai! Tutti pronti per una super colazione? È il pasto più importante della giornata. Cominceremo con un po' di frittelle. Sicura di aver fatto quello che ti ho detto? Ne sono sicura più o meno all'80%. No, facciamo al 60%. È meglio spegnerlo, così lo controllo. Ecco la colazione. 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 Ce l'hanno tutti con me, non è vero? No, diciamo solo che forse non sei tanto portata per la robotica. No, aspetta, riproviamoci. E se me ne stessi qui ferma a guardare senza toccare i robot? Facciamo prima cercare un altro corso. Ma a te la robotica piace? Sì, però preferisco fare altro piuttosto che non divertirci insieme per 10 ore a settimana. È vero, hai ragione, Sid, almeno non sprecheremo tempo. Ci sono tantissimi altri corsi da provare, ma la cosa più urgente da fare è sparire da quest'aula. Dovrei fare il tempo da capo, accidenti! Non pensavo fosse così bello. Sto facendo una ciotola di ceramica per Lalo. Forse mi divertirei anch'io se capissi come accendere questo coso. Devi tenere premuto il pedale. Che succede? Scusa, Lerd. Non importa. La ceramica non fa per noi. Il lavoro a maglia è molto più bello. Eh già, molto più bello. Proviamo un altro corso. Dunque, il menù prevede insalata di mare. Primo step, prendete un calamaro. Bello grosso, eh? Oh no! Ah, non vedo più niente! L'ho preso! Forse era meglio fare i compiti. Abbiamo provato tutti i corsi proposti dalla scuola. Anche quello di modellismo? Non avevo abbastanza iscritti, papà. Cosa? Attenzione, passeggeri, questo treno è fuori servizio. Purtroppo il macchinista deve andarsene. Cianga cianga, ciuf ciuf. Questa non ci voleva. Sta scherzando, è morto. Ma non può andarsene. Oh sì, lo ha già fatto altre volte. Ascolta, Sid, so che vorremmo frequentare lo stesso corso, ma non c'è più tempo ormai. Dobbiamo scegliere entro domani. Senti, io non vorrei dirlo, però dovresti fare un corso che ti renda felice, tipo lotta libera. Ma intendi da sola? Beh, che alternative abbiamo? Già, hai ragione. Anche tu dovresti seguirne uno che ti appassioni. Robotica, ad esempio. Ehi, ma stai piangendo? No, è l'inchiostro del calamaro, ma sono triste lo stesso. Lo so, anch'io. Forza, Bobbei, è il momento della rivincita! Oh, ciao! Pensavo vi foste ritirati. Pensavi molto male, amico arancione. Ma dov'è Ronnien? Io qui non l'ho vista, ma se vuoi chiamo Becky. No, non serve. Ora vado, ho un impegno. Salutami, Becky, Ciao! Guarda un po' chi c'è. Attenzione, pericolo! Madre, sei tornata! Che cosa vuoi adesso? Sto solo cercando Sid. Qui non c'è nessuno, non ti ricordi? Siete scappate entrambe. Ah, scusa, credevo che fosse qui. Grazie! Aspetta, non hai fatto colazione! Sid! Ronnien! Voglio seguire il tuo corso! Pur di stare con te, sono disposta a fare qualsiasi cosa. Già, anch'io!
Su, andiamo al corso di robotica. Prometto che mi impegnerò di più. No, ho già preso la maschera. Andremo a fare luce libre. No, ho detto che faremo robotica. Pane tostato. Oh, è stupendo! Cos'è? Hai forse optato per il corso di luce libre robotica? Cosa? Cioè, sì, giusto! Abbiamo appena cominciato un corso di luce libre robotica. Ma come docenti, non come allieve. Pronti, Laird? Possiamo cominciare! Molto bene, robot. Voglio un incontro corretto e leale. E nessun colpo basso, mi sono spiegato? Woohoo! Diamoci dentro! Ti metterò al tappeto, Sid! Fatti sotto, sorella! Vai, Ronin! Dai! Dai, dai, dai! Forza! Ehi! Posso iscrivermi anch'io? Certo! Quando vuoi! Punto tutto su Peggy! Senti, detesto dirtelo, ma devi iniziare a farti degli amici, Bobby. Cosa? Io ho degli amici! Ci sono Abuelo, Carl... Oh, accidenti, io non ho amici! Accidenti, nessuno ti vuole! Da quando ci siamo trasferiti, passi tutto il tempo al mercato parlando con Lori. Dovresti trovarti un buon amico! La mia vita va decisamente meglio da quando c'è Sid. Oh, amica mia! Sono venuta per lo zucchero, ma ho trovato qualcosa di più dolce. Sai una cosa? Lo scoiattolo può aspettare. Sid, oggi devo aiutare Bobby a trovare un amico. Davvero? Sì, oggi ti troveremo la tua Sid. Buona fortuna! Non vedo l'ora di incontrare l'altra me. Tranquillo, Rocco, ce la faremo comunque, campione. Bello sprint! Tieni quelli ginocchi in alto! È ora di trovarti un amico, Bobby, e magari potrebbe vivere nel nostro palazzo, proprio come Sid. Ok, allora cominciamo! Coraggio, Bobby! Bobby, quella è la nostra porta. Oh, sì, mi esercitavo! Devo trovarmi una spalla! Salve, signora Kernicky, le andrebbe di fare qualcosa con me? Ah, oh, sei arrivato in tempo! Il mio partner di ping pong mi ha dato buca! Sai giocare? Ehi, Bobby, sei stato veloce. Ho appena mandato l'ordine al mercato. Oh, no, in realtà io sono qui perché... Hai perso l'ordine, vero? È tutto ok, te lo do di nuovo, certo. Un sacchetto di patatine, il detergente. Oh, e non dimenticare il pan dulce e i biscotti al latte. Ti ricordi tutto, vero? Vado a fare un bagno, grazie, Bobby. Ma... Salve, signor Nakamura. Stavo giusto portando Lalo a fare un giro e ho realizzato che potremmo portare fuori i cani insieme o anche i sacchetti per la pupù extra. Oh, io e Nelson ne saremmo felici. Nelson, che stai masticando? Ah, mi era caduta una barretta proteica dalla tasca. Ups. Non avrà mandorle dentro. Nelson non può mangiarle. Gli viene il mal di pancia. Vediamo insieme. Ora contiene il 50% di mandorle. Oh no! No! È meglio cercare fuori dal palazzo. Hai qualche potenziale amico? Ehi, quel ragazzo viene a scuola con me. Devon, giusto? Sono seduto vicino a te a biologia. Bioamici! Sì, lo so. Hai vomitato sul banco la scorsa settimana. Scusa, sai, è che divento molto nervoso quando faccio i test. Voglio farmi perdonare. Magari noi potremmo... Mi dispiace. No, non ho alcuna speranza. Non è destino che io abbia un amico. Magari... Magari è Maybell. Ehi, Maybell! Non oggi, ladro! Volevi la mia borsa? No, no! Brutto mostro! Maybell, basta! È Bobby! Bobby, sei proprio tu? Sì, amica mia! Oh, beh, se sei tu, mettimi da parte gli anacardi che sono in offerta al mercato. Mi dispiace, ma quell'offerta è finita! Che cosa? Forse non ce l'avrò mai un migliore amico. Mi concentrerò solo sul mio lavoro al mercato, d'ora in poi. Ferma, quella pesca non è ancora matura! Oh, ma come ci riesci? Come capisci se è matura? È facile! Basta guardare la buccia! Scusa, è la mia ragazza che mi chiama da New York. Ehi, Dori! Possiamo riprogrammare la chiamata? Sono in giro per consegne. Grazie. A dopo, piccola.
Wow! Anche io ho la ragazza che vive lontano e anche noi programmiamo le nostre chiamate e ha perfino un nome simile, Lori! Cavolo! Ma è una coincidenza pazzesca! E lo sai? Tu hai sempre dei capelli da urlo! Che prodotto usi? Grazie! Ce l'ho proprio qui! Ho appena iniziato ad usarlo! Wow! Abbiamo davvero un sacco di cose in comune! Beh, ci vediamo presto! Robby! La persona giusta è sempre stata sotto il tuo naso! Tu e Parr siete la coppia di amici perfetta! Davvero? Tu dici? Al 1000%! Devi chiamarlo, forza! Ho il suo numero nel caso dovesse esserci una frutta emergenza ed è molto simpatico! Ah, perché no? Sta squillando! Ma non risponde! Oh, parte la segreteria! Avete chiamato Parr! Sapete cosa fare! Ehi, segreteria di Parr! Io sono Bobby, del mercato! Comunque, chiamami qualche volta, oppure no, come vuoi, decidi tu! Ci becchiamo, amico, cioè... Stavo scherzando! Ciao! Ah, oh, mamma, sono stato un disastro! Non è chiuso, sta registrando! Ah, oh, mamma, cavolo, accidenti! Adesso gli scrivo, gli spiegherò le cose! Scusa, lo strano messaggio in segreteria, pensavo che potremmo vederci! Vedo che sta rispondendo! Ora si è fermato! È una cosa così stressante! Aspetta, ha risposto! Certo, facciamo un giro! Sei libero domani! Sì! Fantastico! È stato più difficile che andare sulle montagne russe! Ehi, Parr! Che idea divertente che hai avuto! Un picnic allo zoo! Vero? Cosa posso dire? Mi piacciono le grandi emozioni! Beh, allora devi assaggiare la marmellata che ha fatto la mia abuela! Ti farà venire i brividi per la sua bontà, altro che emozioni! Era... forse il tuo stomaco? Caspita, se sei affamato! Non era il tuo stomaco! Sorpresa! Stiamo per pranzare con i ghepardi! Pazzesco, vero? E adesso solletichiamo l'appetito! È stato incredibile! Lo senti il cuore che galoppa? Da favola! Andiamo alla palude degli alligatori! Perché non andiamo a vedere i pesci o magari le tartarughe? Sei un vero spasso! È fantastico avere finalmente un amico che condivida le mie passioni! E guarda qua, ho creato un saluto speciale tutto per noi! Dici davvero? Prima ci diamo il pugno! Io batto, poi batti tu, poi facciamo il ciclone e alla fine schiocco! Oh, l'hai creato apposta per noi! Certo, bro! E di sicuro adorerai tutte le avventure che ho pianificato per noi! Dai, hai ricevuto il premio per il record di presenze! È davvero notevole! Grazie, Lincoln, ma non è così importante! Stai scherzando? Tu sei il primo di tutta la scuola a ricevere questo premio in 30 anni! Hai ragione! È una cosa importante! Aspetta, devo scriverlo sul mio diario! Ricevuto premio per record presenze a scuola. Bellissima cerimonia. Ci scrivi ogni giorno? Sì, ogni giorno fin dall'asilo. È per conservare i bei ricordi. Ascolta. Rimasto dopo la scuola per pulire i cancellini. È stato magnifico. Scambiato le quiche di papà con gli avanzi di pizza di Rusty. Grosso errore. Scontrato con Molly in corridoio. Sentito in colpa per tutto il giorno. Non andato a scuola oggi. Pieni voti al test di matematica. Aspetta, cosa? Non andato a scuola oggi? No! Non posso crederci, sono un truffatore! Devo restituirlo! Clyde, non azzardarti! Ma non me lo merito! Stai scherzando? Ti sei perso un giorno su... quanti? Più di 1000? È comunque straordinario! Record di presenze, Lincoln! Cosa pensi che significhi? Hai ragione, amico. Hai tutto il mio sostegno. Fa ciò che devi fare. Oh. Riportato indietro la targa, sofferenza devastante, ma è la cosa giusta. Preside Huggins, un secondo. Ho sempre tempo per un VIP come te, signorino record di presenze. Non mi chiami così, signore. Non essere modesto, figliolo. So che questo premio è importante. Sai qual è stato l'ultimo studente a vincerlo 30 anni fa? Questo affascinante ragazzotto davanti a te. In realtà io ho appena scoperto che io... Ho intenzione di nominarti mio assistente personale junior. È una gran bella responsabilità. Dovrai alzare la bandiera tutti i giorni, aiutare Cheryl con i lavori d'ufficio, compilare il menu del bar, controllare i monitor del corridoio e leggere gli annunci del mattino. Annunci del mattino? Beh, se balbetti in quel modo non puoi farlo. E se tutto va bene, chi lo sa, McBride, chi lo sa? Forse un bel giorno in futuro ci sarai tu seduto
in questo ufficio? Lincoln Lau Jr. subito rapporto nell'ufficio del preside. Di nuovo. Allora, che ne dici? Accetto, signori! Una golf cart, non ci credo! È solo uno dei benefici di essere assistente junior. A dopo, signor assistente del preside junior. Wow, Clyde, assistente junior! Così al preside non importa che tu abbia perso un giorno di scuola. In realtà non gliel'ho più detto. Mi ha offerto il lavoro e ha detto che potrei essere preside un giorno. È il sogno che ho appena scoperto di avere. È spregevole non aver detto la verità. No, affatto, e credo che sarai un ottimo preside. Grazie, amico. Cercherò di non essere troppo severo con Lincoln Junior. Cosa? Forse ci vorrebbe più origano. Molto bene, sì sì. Eccellente, truppe. Allora, Norm sta lavando il pavimento, perciò fate molta molta attenzione, ragazzi. Stupiscili, zuccherino. In diretta fra 3, 2. Buongiorno, scuola di Royal Woods. Qui è l'assistente del preside Clyde McBride con gli annunci di oggi. Per una ricerca dello stato sugli effetti della polvere di gesso, nessun cancellino può essere pulito fino a controordine. Sono così felice che tu sia qui, Clyde. Ci picchio se mi serviva una bella mano per il nuovo progetto. Digitalizzare i dati di tutti gli studenti. I dati degli studenti? Inclusi anche i record raggiunti? Perché non dovrebbe, scarafaggetto? Oh! Lincoln ha un codice rischio estremo! Cheryl deve digitalizzare i dati della scuola e scoprirà che il tuo record di presenze non è perfetto! Esatto, ma io ho un piano! Ci sto! Tornerò a scuola quando Cheryl e il preside non ci saranno per eliminare i miei dati! Ci sto! Senti, lo so che è un affare rischioso e capisco se non vuoi essere coinvolto! Ci sto! Ma significa molto per me se... Aspetta, hai detto che ci stai? 3 volte! Oh, sei fantastico, amico! Wow, mi sa che ci vorrà un po'. Bene, ci è voluto meno tempo del previsto. È fatta! La cartelletta è al sicuro nelle mie mani, perciò il mio piccolo segreto è altrettanto al sicuro. Ora nessuno saprà che ho mentito sul mio record di presenze. Bel lavoro! Bel successo! Yeah! Cosa ci fa Norm ancora qui? Secondo te ha sentito ciò che ho detto? Io dico di no. Io dico di sì. In corridoio c'è l'eco come nel Grand Canyon. Ora lo dirà al preside Huggins, che chiederà a me. E io mi sbriciolerò come un biscotto. Ecco cosa succederà. E il sogno che avevo appena scoperto di avere se ne va. Ok, l'hai presa bene, Clyde. Dobbiamo assicurarci che Norm non dica nulla. E io so come fare. Tutti i water sono puliti. Come va col pavimento? I residui di sapone e muffa sono spariti. Credo che ne sentiremo l'odore per sempre, però. Lout, McBride, voi due state pulendo? Già, pensavamo le servisse aiuto. Wow, apprezzo molto, ragazzi. Non venivo a pulire questi bagni dalla grande inondazione del 2012. Beh, ci abbiamo pensato noi. E sa come si dice, Norm? Io guardo le spalle a te, tu le guardi a me. Perciò ci siamo intesi? Lei non deve dire niente. Ha detto tutto con i suoi occhi. Ce l'abbiamo fatta! Ora nessuno saprà mai che ho mentito sul mio record di presenze. Secondo te il coach ha sentito quello che ho detto? Io dico di no. Io dico di sì, l'acustica qui è meglio che in un teatro. Clyde, io davvero non... Dobbiamo assicurarci che il coach non dica nulla. E io so come fare. Cloud? McBride? Che ci fate sotto la mia barca? Abbiamo grattato via i cirripedi per lei, coach. La sua barca si merita il meglio. Perché l'avete fatto? Beh, sa come si dice, coach. Io guardo le spalle a te, tu le guardi a me. Sicuri che vi sia arrivato l'ossigeno dalle bombole, McBride? Ma ho finito di grattare via i cirripedi dalla barca! Mi dai la mia paghetta adesso? Ci è mancato poco.
Se il coach avesse detto al preside che ho mentito sul mio record di presenze, sarei affondato. L'infermiera Patty avrà sentito ciò che ho detto sul mio record. La mia risposta conterebbe... Sì, che avrà sentito! Il vento le avrà portato la mia dolce voce! Dobbiamo assicurarci che l'infermiera Patty non dica nulla! E io so come fare! Ok, Petey, sembra non ci sia nulla. Non dimenticare il lecca-lecca. Salve, infermiera Patty! Cosa ci fate voi due nel mio studio? Abbiamo controllato che nessun bimbo avesse i pidocchi. Oh, ok... Sono un tantino confusa. Davvero? Io credo che sia tutto chiaro. Io guardo le spalle a te, tu le guardi a me. Adesso che ci siamo capiti, prendo un lecca-lecca e vado a fare il mio lavoro. E vai! Così abbiamo risolto anche questa. Ora nessuno saprà mai che io... Questa è la parte in cui ti metti nei guai, quindi preferisco zittirti subito. Bene, 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 ma guardati, signor Pantaloni Khaki. È giorno di bucato, non trovavo i jeans. E che mi dite di voi, invece? Che c'è? Avevo un coupon per una pulizia dei denti. E io metto sempre questa colonia. Io pensavo già di buttare i miei occhiali. Ok, ragazzi, siamo onesti. Abbiamo visto tutti i Dreamboat ieri. Sappiamo che Stella non ha ancora scelto tra di noi e stiamo tutti cercando di travolgerla come uno. È così? Fatto, certo. Sì, beh, questo è imbarazzante. Non deve esserlo. Risolviamola da gentiluomini. Sì, hai ragione. Sì, possiamo risolverla. Stella! I miei occhi! Sì! Jordan, il mio budino per una polpetta! Grazie! C'è, hai detto che le piace il ragù rosso? Colpo basso, amico! Questo si lava a secco! In caso interessi a qualcuno, sono fuori dalla formazione a serpente! Io ne sono già fuori da due giorni, solo che non ve l'ho detto! La formazione a serpente è ufficialmente andata! Io sono d'accordo! Anch'io! Questo è per la polpetta! Au! Questo è per la senape! Questo è per avermi accecato! Questo è per... Cosa vi è successo? Pensavo foste un gruppo unito! Quei giorni sono lontani! Beh, è un peccato! Era molto bello il fatto che vi copriste sempre l'uno con l'altro! Ha ragione, che stiamo facendo? Vogliamo davvero buttar via l'amicizia per una ragazza? Non è quello che voglio. Nemmeno io, voi siete il mio cerchio di sostegno. Non credo che riuscirei a farmi nuovi amici. Non posso credere che siamo arrivati fino a questo punto. E la cosa più assurda è che nulla di tutto questo è colpa nostra. È stata Stella, ci ha messi l'uno contro l'altro. Sì, già hai ragione. Io dico di darle quello che si merita adesso. Formazione a serpente. Stella, dobbiamo parlarti subito. Oh, ciao ragazzi, che c'è? Oh, io dico che lo sai, siamo stanchi dei tuoi giochetti mentali. Grazie, Lincoln. I miei cosa? Non fare l'innocentina, hai quasi rovinato la nostra amicizia. Hai chiesto a tutti noi di uscire, aspettando di vedere chi potesse travolgerti come un'onda. Travolgermi come un'onda? Ma di che state parlando? Non importa, abbiamo chiuso. Non riesci a scegliere un fidanzato, perciò ora non avrai nessuno di noi. Cosa? Scusate se rido, è solo che siete totalmente fuori strada. Io non voglio un fidanzato, volevo solo che fossimo amici, tutti quanti. E perché non ce l'hai detto subito? Vi ricordate che ogni volta che venivo a parlarvi in gruppo vi comportavate in modo strano? Ecco perché ho cercato di conoscervi meglio uno per uno. Quelli non erano appuntamenti. Ho capito, non è stata una buona idea. Non siete capaci di essere amici di una ragazza. Uscirò con la mia compagna di laboratorio.
Oh, accidenti, abbiamo frainteso. È un peccato, perché Stella è divertente. Speravo mi insegnasse a dominare la macchina artiglio. Sì, e io speravo che mi aiutasse a scegliere una parrucca per il mio gatto. Sarebbe stata grandiosa nella formazione a serpente. Poteva essere il sonaglio. Beh, forse se andiamo a dirle che ci dispiace ci darà un'altra possibilità. Ciao, Stella. Sai, volevamo scusarci per quello che abbiamo fatto. Già, avevi ragione tu. Il fatto che tu sia una ragazza e noi ragazzi non vuol dire che dobbiamo darci alle romanticherie. Ciò che non sappiamo sulle donne riempirebbe una biblioteca. Speriamo che ci perdonerai, perché ci siamo divertiti tutti a uscire con te come amici. Ok, beh, ho capito. Immagino che ci vedremo qui in giro. Un momento. Lincoln, cos'hai nel termos? La zuppa di pomodoro di papà. Ti do la mia frutta per quella. D'accordo. Ehi, che ne dici di scambiare la tua torta di riso con le polpette di mais? Certamente. C'è possibilità che tu scambi il tuo succo con i fiocchi di tonno? Scusa, amico, anch'io ho un limite. Dovremmo rivedere la nostra formazione a serpente. Vi lancio una proposta. Avete per caso mai pensato a una formazione a scorpione? È circa il 22% più efficace. Ti ascoltiamo. Ci siamo! E abbiamo il posto perfetto per vedere il concerto. Oh no! Ehi ragazze, vado a offrire qualche assaggio. Ah, io ne prendo due. Come hai fatto tu ad entrare? Sancho è un VIP! Very important piccione! Questi li prendo io! Grazie per lo snack! Andiamo a vedere la vostra band preferita! Perfetto! Loro vedranno il concerto e noi no, invece! Deve esserci un modo per vedere qualcosa! Ronnie Anne, guarda! Se il food truck fosse a solo 5 metri più a sinistra, noi potremmo vedere il palco e saremmo comunque ancora nell'area predisposta. Casey, non sarebbe possibile spostare il food truck di soli 5 metri? Per me andrebbe anche bene, ma il food truck è pesante. Come lo possiamo spostare? Vi aiuto io in cambio di un buon cubano. Grande! Ray Zucco! Ehi, dove vai col mio food truck? Magari non è poi così grave! Papà, va tutto bene? Oh, accidenti, il tuo piede è messo male. Devi andare alla tenda di pronto soccorso. Ray Zucco ti aiuta. Casey, lasciamo il nostro lavoro nelle tue mani. Alla tenda di pronto soccorso, ragazzone. Ray Zucco! Ci dispiace davvero tanto, Casey. È tutto ok, gli incidenti capitano, ma almeno vedrete il concerto. Sapete una cosa? Forse mi basta una di voi per gestire gli affari. Oh, così potremmo vedere il concerto a turno. Sid, puoi andare tu per prima. Non mi godrei il concerto senza di te. Nemmeno io. Aspetta, ho un'idea. Breakfast bot. Vuoi mettere il tuo robot a lavorare con me? Oh, lui è magnifico e non ha nemmeno bisogno di fare pause pipì. Breakfast bot, vieni, breakfast bot. Sono richieste le tue abilità in cucina. Breakfast bot è pronto al lavoro. Wow, è stata una scheggia! E faccio anche scintille, letteralmente! Andiamo a fare panini! Adesso ti riprogrammo da pancake a panini cubanos, così andrà bene! Senape, jamon, cetriolini, queso... Avevo dei dubbi, ma è grandioso! Se pensi che io sia bravo in cucina, guarda come lo sono a ballare! Questo è il ballo del robot! Andate a godervi il concerto, ci pensiamo noi! Grazie, amico! Ah, altri due cubanos! Bene, bene, ma guarda chi c'è, il robot spia! Smammalito d'uccello, sono occupato! Ehi, Sancho, come lo chiameresti un ammasso inutile di ferraglia? Breakfast bot! Che ridere! Finalmente ce l'abbiamo fatta! E ce l'abbiamo fatta insieme! 12 is midnight! Avremmo fatto bene a lasciare Casey col robot! Ma è ovvio! Non ci saranno problemi! Senape, jamon, cetriolini, queso!
Senape, jamon. Ehi, quel prosciutto non è abbastanza per un cubano. Le mie proporzioni sono calcolate scientificamente, perciò taci. Oh, fammi controllare. Ragazzi, dateci un taglio. Va bene, lo mollo. Ah! Non è finita, testa di bullone. Perché sembra che ci stiamo muovendo? Presto, andiamo a vedere. Allaccia le cinture. Yunquan è ancora più un sogno visto di persona. Per l'ultima canzone sceglieremo due fan che canteranno con noi sul palco. Scegli noi! Scegli noi! Noi! È Breakfast Bot. Abbiamo perso il controllo del food truck. È stata colpa sua. E ci stiamo dirigendo verso il palco. Beh, amico, le cose possono soltanto andare meglio adesso. Dai, quello è il mio food truck che fila dritto verso il palco. Che cosa abbiamo fatto? Dobbiamo fermare il furgone. Voi due. Lui sta parlando con noi? Sì, sì, voi due. Sul palco, forza. Sì! Aspetta, non ci dimentichiamo qualcosa? Andrà bene, hanno i freni. Questo cubano che non ha abbastanza jamon sta bloccando i freni. Siamo spacciati! Oh, è davvero pazzesco! Noi vi adoriamo e vi ringraziamo, ma dobbiamo andare! Oh, addio, amore mio! Come fermiamo il food truck? Forse la meravigliosa faccia di Yun può aiutarci! Oh, ma è impossibile prenderla! Wow. Ehi, Sid, mi è venuta un'idea! Reizuko, puoi darci una mano, ti prego! Reizuko! Aia! Cascasse il mondo, ti amo sempre più! Abbiamo schiacciato i tuoi Miss Midnight! Oh, grazie al cielo! Stanno tutti bene? Il mio food truck, la mia reputazione! Siamo rovinati! È tutta colpa nostra! Abbiamo accettato di aiutarti, ma eravamo concentrate solo su Yun! La nostra ossessione per il K-pop ha rovinato i tuoi affari e il concerto! Siamo molto dispiaciute! C'è qualcuno lì dentro? Vuoi un cubano? Wow! È il miglior panino che abbia mai assaggiato! Sì! Pane, un po' di senape, jamon, con cetriolini e fette di gesso. Metti il panino sulla piastra alla fine, ecco qua, solo e solo. Siamo salvi, baby! Indovina, Zack, alla festa fanno anche i tatuaggi temporanei. Oh, bello! Tutto intero! Il letame ha attutito il colpo! 97, 98, 99... Peccato che non ci sei, Lincoln! Questa sera batterò il tuo record di doppia bomba! Guardate il trampolino! Da lì farà uno tsunami! Un altro video della festa? No, solo mio padre che mi ricorda la crema anti-zanzare! Ma questo è un video della festa! Godetevi la diretta! Non ci posso credere! C'è pure lo scivolo! E noi ci stiamo perdendo tutto! Forse Liam non se la prende se facciamo un salto là, solo per un momentino! Vi ho trovati! Con voi è un vero spasso! Non sono mai stato così bene! A chi manca la piscina quando abbiamo a disposizione un'intera fattoria, eh? Avanti, si va a caccia di serpenti a sonagli! Oh, cavolo, non possiamo andarcene! È vero, ma se lui non se ne accorgesse? Aspettiamo che s'addormenti e sgattaioliamo via per goderci un po' la festa! Sì, e poi torniamo indietro prima che Liam si svegli! Non lo so, ragazzi, imbrogliare mi dà acidità! Non ho qui la medicina per lo stomaco! Ma noi non stiamo imbrogliando, Clyde! Stiamo solo tutelando Liam! Ben detto, Rusty, e se nel frattempo posso salvare il mio record di tuffi a bomba, tanto meglio! No, no! Arrenditi, vicino!
Abbiamo stanato ragni, preso rospi e fatto un giro sul trattore. E Liam è ancora sveglio e vispo come un grillo. Forse la lotta con la scrofa funzionerà. Mi sembra un po' stanco finalmente. Ehi, mi spiacerebbe darmi una mano. Questa battaglia mi ha sfinito. Già, a me ha stancato solo vederla. Anche a te, Clyde? Sì, non sono mai stato così stanco in tutta la mia vita. Dormirei per almeno 3 giorni. Il mio stomaco! Forse dovremmo andare a nanna. Oh, no, scherzi, non possiamo ancora. Virginia vuole fare tutti i 15 round. Devo solamente ricaricarmi un po'. Woohoo! Avanti, vecchia mia, si ricomincia! Non andremo mai a quella festa. So io come farlo crollare. Bene, non pensavo che anche voi cittadini beveste il latte fresco di capra. Beh, la campagna ci ha conquistati. Già, starei in questo fienile per sempre. Ehi, davvero buono! Io non so voi ragazzi, ma a questo punto mi sento stanco morto. Già, sì, esatto. Bene, sogni d'oro amici. Ci vediamo quando il gallo inizia a cantare. Come sai che funzionerà? Anni da babysitter, andiamo! È meglio della festa d'addio all'apparecchio dei denti di Andrew! Io vado a rimpinzarmi! Non so fare il filo alle ragazze a stomaco vuoto! Io vado in zona tatuaggi! Io voglio provare lo scivolo! E io ho un record di tuffi da difendere! Ascoltate, ci riuniamo tra un'ora per tornare da Liam! Sincronizziamoci! Ma che roba è? Alle femmine piace! Che si dice di bello, ragazze? Mi presti l'oro e l'argento? Sai, vorrei completare il mio look alieno. Avete costumi da bagno in più da prestarci? No, ma qui siamo tutti maschi. Puoi entrare in mutande. Le ragazze sono laggiù. Un momento. Piccante? Pensavo che fosse ketchup. La mia allergia! Oh no, le femmine non mi devono vedere! Grandioso, e vai! È ora di scatenarmi a ritmi intergalattici! Ah ah ah! Ma che? Attenzione, può causare grave calvizie in chi ha i capelli rossi! Cosa? No! Allora non sono quello messo peggio! Guardate che è arrivato per la gara di tuffi a bomba! Inizia tu, Molly! Lincoln, ma così ci vedranno in mutande! Ah, dimenticavo, dobbiamo sparire! Il magazzino, presto! No! Ma cosa vi è successo? Sosso piccante! Tintura! E che cosa è successo a voi? Furto di abiti. Non dovevamo lasciare Liam, se avessi ascoltato il mio stomaco. Dovremmo restare qui tutta la notte. Io non intendo certo andare là fuori conciato così. Ma bisogna essere da Liam prima che si svegli, o di sicuro ci resterà malissimo. Ah, Lincoln ha ragione, amici. Beh, c'è soltanto una cosa da fare. Rusty, spaventa gli invitati col tuo faccione mentre io scappo. No, Zack, dobbiamo uscirne insieme. Filiamo via nell'ombra e speriamo bene. D'accordo. Ma stai davanti, Rusty, sei più alto. La gara di tutti a bomba ha inizio. Ma dov'è Lincoln? Presto, presto, presto! Oh, accidenti! Oh. Guardate che faccia! Non fate caso, ce ne stavo mandando! Gran bella festa! È l'unica via di fuga, ricordatevi, dobbiamo uscirne insieme! Guardateli! Oh, bella la biancheria! Aspettate, devo riprendere i miei... Non importa.
festeggiare Halloween, soprattutto ora che vivo qui. Benvenuti nel treno fantasma della metropolitana cittadina Changa Changa Chuf Chuf. Lo adora anche mio padre. Ehi, papà! Ciao ragazze, felice Halloween. Avrei voluto tanto travestirmi, ma il mio capo ha detto no. Eppure non mi avrebbe impedito di lavorare. Avrei avuto comunque le mani libere con un costume da tacco. Papà, non dovresti guidare il treno? Oh, certo, scusate, hai ragione, scusate, scusate. Ok, fammi vedere il messaggio, lo voglio rileggere. Andiamo alla festa di uno delle medie! Non riesco a credere che Kingston ci abbia invitati alla sua festa! È vero, lui è più grande di noi! Sarà per quella volta che gli ho tolto la gomma dall'orecchio! Brava! Bene, quest'anno Halloween sarà grandioso! Mitico! Leggendario! Però io prima devo parlarne con Bobby! Ogni anno giochiamo alla casa stregata e facciamo una specie di ballo del vampiro! È diventata una tradizione! Quest'anno volevamo celebrarla al mercato! Un mercato stregato! Bello! Sì, ma la festa di Kingston è senza dubbio più divertente! Spero solo che Bobby non se la prenda! Sei stata invitata a una festa di ragazzi più grandi! Sì, mi dispiace! E perché? È grandioso! Tu devi andarci! Non ti offenderai se rompo la tradizione! Ascolta, adoro la nostra tradizione, ma è il tuo primo Halloween in città! Devi godertelo! E poi sono sicuro che mi aiuteranno Carl e CJ con il mercato stregato! No, toglimeli di dosso! Toglimeli! Potrei insegnargli il buggy del vampiro! D'accordo, grazie, Bobby! Sei un grande! Divertiti! Dunque, dove li avrò messi quei denti da vampiro? Oh, l'ho trovati! Aio, che dolore! Spero di essere l'unica vestita da Aragosta. Tranquilla, abbiamo costumi da urlo. Se ci sarà una gara, la vinceremo senz'altro. Di sicuro il premio sarà una cosa da scuole medie, come un deodorante. Ok, direi che abbiamo fatto tutto. Abbiamo appeso le ragnatele, intagliato le zucche, nascosto la testa di zombie tra le uova. Madre mia! Ci scusi, signora Flores. Abbiamo fatto tutto? No! C'è un'ultima cosa! Ora dovete imparare il buggy del vampiro! Ah, zombie! Forse è meglio spostare la testa di zombie! Io non ci posso, spostati! Siamo incastrate! Oh no, la mia coda! Ma guarda, siamo arrivate! Avanti, è aperto! No, e vai! Di sicuro vinciamo noi con questi costumi! Sid, non è una festa in maschera! Oh, allora è imbarazzante! Meglio se ce ne andiamo! Ciao, Ronien! Ciao, Sid! Kingston, amico! Ecco, vedi, noi pensavamo fosse un party di Halloween. Già, perché oggi è Halloween. È vero, ma noi siamo delle medie. Siamo troppo grandi per i costumi. Però i vostri non sono male. Questi non sono costumi, sono, ecco, vestiti di alta moda. In Francia adesso si vestono tutti così. Ma tu guarda. Allora che facciamo? Ci togliamo questi costumi? Per rimanere con la maglia del pigiama e i leggings saremmo ancora più ridicole. Facciamo finta di nulla? Ci avranno messo la salsa piccante? Io non credo. Questa ragosta ha tanta fame, signore. Cosa bolle in pentola, capita? Non fate le timide. In questa festa bisogna uscire dal proprio guscio, capita? Io l'ho capita, bella! Oh no, la mia chela! Hai fatto cadere gli stuzzichini! Ok, dobbiamo rimediare. Oh no, no. Scusa? Le mie gomme! Sta' attento, amico! Che schifo! Te l'avevo detto di non invitare quelli più piccoli! Ma sono così alte! Non lo sapevo! Grazie per l'invito, ma ora dobbiamo proprio andare, ecco! In lavanderia! Congratulazioni a Lia Mannicat! La sua mucca Daisy ha dato alla luce un maschio! La mamma orgogliosa ha dichiarato...
e ora Clyde McBride col suo angolo di cultura. Grazie, Lincoln. Girl Jordan ha battuto il record del maggior numero di libri in testa. Ben 47 libri. E mi hanno detto che sono tutti senza figure. Mamma! Ho appena ricevuto una notizia. Un sospettato è nell'ufficio della preside per riferire della bomba puzzolente lanciata al ballo l'altra sera alla linea Stella Zoo. Proprio così, Lincoln. Lo studente è dentro in questo preciso momento. Amici, cercherò di ottenere una dichiarazione. Rusty! Sono innocente, davvero! La preside ha detto perché pensa che sia stato tu. Non ha voluto dirmi chi, ma ci sono testimoni che affermano di avermi visto lanciare la bomba e ora sono sospeso per l'intera settimana. Non sopporto di dover scortare uno dei miei dolcissimi uccellini fuori dalla scuola! Grazie per averci rovinato il ballo! Gran bel lavoro, pagliaccio! Sei un rovinaballi! Questa giustizia è un'ingiustizia! Dobbiamo ripulire il nome di Rusty! La troupe di Action News entra in azione per un'indagine speciale! Ok, cominceremo interrogando i cosiddetti testimoni. Ma come facciamo a scoprire chi sono? Posso aiutarvi io a trovarli? Scusi, signore, è una riunione privata! Non mi riconoscete, ragazzi? Queste belle mosse vi ricordano qualcosa? Rusty? Non dovresti essere a scuola, lo sai! Sono dovuto tornare per riscattare il mio nome. Fino ad ora a scuola amavano tutti Rusty Man. Soprattutto per le mie doti nel ballo. Aspetta, dici che ci puoi aiutare a trovare i testimoni? Sì, ho un incontro con un mio informatore oggi, vicino ai cassonetti. Ehi, che cosa sta facendo lei qui? In qualità di supplente dovrebbe essere già in classe. Le mostro dove si trova, tra parentesi belle scherze. Forza, dall'informatore! Il nome in codice è Oca di Mezzanotte. Onk, onk, ragazze. Ciao, Meryl. Sono Oca di Mezzanotte. Abbiamo i nomi. Si parte! Coach Cake, era un'accompagnatrice al ballo l'altra sera e afferma di aver visto Rusty lanciare la bomba. Non era dall'altra parte della palestra e inoltre non è particolarmente miope? Lo sono parecchio, ma ho visto benissimo con i miei occhiali. Ho visto anche i gemelli di perle di Rusty. Sì, non mi perdo niente ora, neanche questa palla rossa. Dici che Rusty ha lanciato la bomba, ma ne sei sicura? Stavo registrando me e Cristina mentre cantavamo insieme Girl e ho registrato anche questo, senti, è in sottofondo. Girl! Yo, ragazzi, sono quello che ha appena lanciato l'epica bomba puzzolente. Potrebbe essere chiunque. Sono Rusty Spokes, ragazzi. Ammettilo, Chandler, stai mentendo riguardo a Rusty. Già, facci vedere le prove. Uffa, non si mette affatto bene per Rusty. Ma io sento nel profondo della mia pancia che non è colpevole. Ragazzi, scusate il ritardo. Avevo dei compiti da correggere. Ricordi che non sei un vero insegnante, amico? Queste chiavi direbbero il contrario. Sono dell'aula insegnanti. Mi sto abbuffando di bustine di zucchero gratis da stamattina. Brutte notizie, Rusty. I testimoni in realtà sono credibili. Inoltre, Chandler ha un video in cui qualcuno che sembra te lancia la bomba puzzolente alle 19:21. Questa è la prova che non sono stato io. Non ero in palestra quell'ora. Ero da Flip a comprare altro profumo. Flip può confermare l'alibi di Rusty. Sto aspettando. Ripeto, non sei un insegnante. Flip risponde no comment alle accuse di carne di moffetta. No, siamo qui per... carne di moffetta in cosa? Tortillas, e sono $10, ragazza. È la tariffa di Flip per rispondere alle domande dei giornalisti. Niente gratis, miei cari. Bene, abbiamo i soldi per una seconda domanda. Flip, Rusty era... Quanto costano le tortillas alla moffetta? $5 più 10 per la domanda. Ups. Accidenti, così non riscatterò mai il mio nome. La troupe di Action News non molla mai. Ci serve un indizio valido. Torniamo sulla scena del crimine.
So io come farci entrare. Honk, honk. Honk, honk, ragazzi. Ehi, c'era questo nascosto sotto la tribuna. Oh, bombe puzzolenti e delle mentine. Ehi, quelle sono del negozio di mio padre, le fa a mano. Sanno di vera menta artificiale. Quindi chiunque abbia lanciato la bomba puzzolente al ballo è andato da Abiti Damaschi? Per affittare un abito bianco come quello che aveva Rusty, così da poter rincastrare. Perciò grazie ai registri del noleggio avremo il colpevole. Il pubblico vuole tiri di classe, e allora Lynn gli darà tiri di classe. Ehi, come mai non sei venuta al Burger Rutto? Ti senti bene? Sì, non avevo fame, tutto qui. Non lo trovi un pochino strano? Lei ha sempre fame. Non è un problema, il prossimo tiro andrà a segno. Di qua! Salin, manca solo un minuto! Qui! Qui! Non mi avrà sentito. Lynn, ho ripreso la tua azione. Sto mettendo gli effetti speciali. Oh, non c'è bisogno di effetti. Però magari quando colpisco la palla mettici un... Oh, sì! Ottima idea! Oh, ehi, Margot! Riunitevi, ragazzi! Ora Lynn ci parlerà della sua azione miracolosa. Beh, se proprio insistete. Mi trovavo lì a un minuto dalla fine. L'intera partita dipendeva da me. Bene, bene. Ecco qui l'atleta numero uno di Royal Woods. Ops, c'è ancora quella multa. Ma chiuderò un occhio. Parlate con Margot. Ehi, sono io, di nuovo. Mi chiedevo dove fossi e se volessi farti un hamburger con me. Non ti vedo da ieri. Ok, ciao. Guardate, c'è Lynn Loud! Selfie con la star del calcio! Il tiro di Margot è stato fantastico, ma tu ci hai sbalorditi! Lynn, guarda qua, in tuo onore abbiamo sostituito il Margot Miracolo con rimpallo Loud e comprende patatine e bibita! Ne prendo una dozzina! Proteine per le giocatrici! Un rimpallo Loud per te, uno per te e uno per Margot! Rimpallo Loud in arrivo! Che ti prende? Non si lascia cadere un panino a terra in quel modo! Non ho fame oggi! Vuoi esercitarti prima della partita? No, grazie! Tanto alla fine farai comunque tutto da sola! Questo che vorrebbe dire? Sbaglio, nell'ultima partita hai cercato per tutto il tempo un'azione per riprenderti la gloria! Ok, forse l'ho fatto e allora io merito quella gloria, l'ho guadagnata col sudore! Non è questo il punto, Lynn! Non mi è mai pesato vivere nella tua ombra, ma a quanto pare tu non sai fare lo stesso! Neanche per un secondo, neanche per un'amica! Perciò, tu e Margot eravate migliori amiche, ma adesso c'è molta tensione tra di voi! Margot! Ascoltami un attimo! Aspetta! Margot, so di essere molto competitiva! Ragazze, potete smetterla! Sto cercando di scusarmi! Allora, ragazze, avete solo un minuto! Passate la palla a Lynn! Non scordate che c'è anche Margot Miracolo! Questo è uno sport di squadra! Cosa stai facendo? È tutta tua, Margot! Perché? Avevi campo libero! Senti, avevi ragione. Quando eri al centro dell'attenzione avrei dovuto gioire per te, come tu fai sempre per me. Mi dispiace. Beh, grazie. Apprezzo le tue scuse. Tieni, vinci la partita per noi! No, voglio che sia tu a tirare. No, io voglio che lo faccia tu! No, sul serio, dovresti farlo tu. Insisto. Per favore, tira tu! Vai, grande! Grande! Vola! Vola! Vola!
Beh, la Gloria ci ha abbandonate entrambe stavolta. Non importa, lasciamo che si goda il momento finché dura. Pola! Pola! Guardate, c'è Pola! Prima si chiamava Margo Miracolo, poi è stato chiamato Rimpallo Loud e adesso è Super Urrà per Pola. Deve essere un po' strano per voi, ragazze. No, è delizioso a prescindere dal nome. 5 con hamburger! Ho fatto anche il tatuaggio! Ti crediamo! Oh, grande show, ragazzi! Sai, Sally, ci hai dato dentro coi tasti! E infatti gli si vedono ancora i segni sulla fronte! Oh. Andiamo a mangiare un boccone, Chunk! Vieni con noi! Vorrei tanto, ma ora c'è un'altra band! Prova! 1, 2, 3... Minga! Oh. No, tesoro, non abbiamo ancora iniziato! Ohio! Sam, va a mettere via il tuo basso, così andiamo. D'accordo, sto andando. Scherzo della band. Ok, ci sono cascata. Non è toccato a me stavolta. Sei fortunato. Ragazzi, non vedo l'ora di girare il mondo con voi e fare il tutto esaurito negli stadi famosi! Basta che non dimentichi i tuoi adoranti fan a casa! Immagino vogliate il solito, patatine Mungoz! Vai sulla luna, tieni la capra! Arrivano presto, capita? Perché somiglia al verso della capra, no? D'accordo, ragazzi, ora si gioca Indovina la Rockstar! Inizio io! Mix Wagger! Non ho nemmeno iniziato! Sempre Mix Wagger! Salve, sono qui per un ordine da portare via a Katie Crest. Ragazzi, è la più grande manager del mondo della musica. Vado a vedere che cosa ci fa in città. Dunque, lei non è di Royal Woods? No, resto in città per un paio di giorni per lanciare un rock tour estivo. Bello, ecco la sua lasagna da asporto. E se per caso nel suo tour ci fosse anche posto per dei campanacci? I Clang. Perché è così che fanno i campanacci. Oh, certo, ho capito, posso avere del formaggio extra? Ragazzi, è una grande occasione. Se Katie sentisse quanto siamo bravi, potrebbe diventare la nostra manager. Ci state? Certo che sì! Siamo qui per vedere Katie Crest. Oh, certo che no. La signorina Crest ha detto che non vuole assolutamente visite, specialmente se sono dei musicisti. Devo portare il pranzo alla suite della signorina Crest. Qual è la sua camera? Mi daresti soltanto un secondo? Stanza 237. Vado subito! Aspetta, ho detto 232 o 237? Servizio in camera! Ehi, Katie, noi siamo i Moose! Beh, perché ve ne state lì impalati? Prendete anche voi una striscia e strappate! Santinaccio! Sto per vomitare! Dov'è il servizio in camera? Dovrebbe essere già arrivato! Noi siamo i Mungoz! Siamo la sua prossima nuova band! Non sto cercando nessuna nuova band! Noi non ci arrendiamo facilmente! No! Ultimamente non ho fortuna! La prego, aspetti! Ci ascolti solo una volta! Ha mai avuto la sensazione che dei ragazzini la stessero assillando? Ogni momento di ogni giorno! Adesso! Oh. Ci lasci suonare una sola canzone e poi la lasceremo in pace! Va bene! Sì, d'accordo! 1, 2, 3, 4! Quel che più mi piace al mondo è suonare con la mia band! Siamo pura energia, siamo il meglio che c'è! Basta, basta, ho sentito abbastanza! Oh. È stato fenomenale, voglio dire! Avevo i miei dubbi, ma chiaramente mi sbagliavo! È evidente che qui c'è il vero fascino delle star, insomma è look, la presenza! Per me sarà un grande onore! Sì! Grandioso! Congratulazioni! Sono così felicemente felice per voi! Sta andando sempre peggio! Che cosa posso fare?
Sono Catherine Mulligan in diretta dalle strade di Royal Woods, dove la gente si chiede: gli alieni sono tra noi? Ah, giovanotto! Catherine Mulligan, Royal Woods News, credi ci siano extraterrestri in città? Sì, cioè no, cioè io devo andare. Beh, quel ragazzino incredibilmente sospettoso mi ha convinta. Gli alieni stanno venendo a prenderci! Zachary, adesso basta perdere tempo. Dobbiamo scansionare tutti quanti nel raggio di 9 chilometri. Ah, giusto. Mamma, papà, c'è qualcosa che devo dirvi. Devo prima fermarmi da Food and Fuel. Mi servono delle pile per il mio scanner alieno che si è spento. Bene, anche Flip deve essere scansionato. Sindaco Davis, cosa farà riguardo agli alieni? Sì, quando scopriremo dentro che si stanno nascondendo? Quando verranno a mangiarci? Papino, non voglio essere cibo per alieni. Non aver paura, piccolina. Non diventerai cibo per loro. Più che altro, ti controlleranno il cervello come un'auto telecomandata. Ma si impadroniranno dei vostri cervelli se non ci arriveranno. Prendete un dispositivo di protezione aliena. Costa solo $20, forza! Ah, tu vuoi solo farci mettere quelli in testa per leggere meglio il nostro cervello, perché tu sei un alieno. Invece scommetto che voi due siete degli alieni. Probabilmente state nascondendo i tentacoli in quei grandi alveari. Come faccio a sapere che voi due non siete alieni? Sarebbe impossibile, perché nei vestiti abbiamo dei dispositivi tecnologici che ci rendono immuni al furto dei corpi! Questo è esattamente quello che direbbe un alieno! Devo fermare questa storia! Perciò questa isteria sugli alieni è totalmente colpa mia. Volevo solo che tutti mi credessero, ma ho fatto un casino enorme. Mi serve aiuto per rimediare. Stai tranquillo, ti copro le spalle. Derek, sono Rusty. È giunta l'ora di attivare l'Operazione Messico. Cosa? No! Io ho un piano. E se ci riusciamo, nessuno verrà mai a scoprire che ho mentito. Allora, volete aiutarmi? Ovvio, certo! Pronto a salvarti ancora? Derek, ti richiamo più tardi. Che tipo di piano hai in mente, Zach? Dovremmo credere sia vero! Guardate voi stessi! Il ragazzo ha ragione! Coraggio, seguitemi! Guardate! Che cosa ha detto? Non preoccupatevi, io posso tradurre. Hanno un messaggio per noi. L'alieno ha appena detto che hanno deciso di tornare sul loro pianeta. A loro dispiace aver causato problemi. Erano venuti qui solo per i biscotti di mia madre. Mangiato troppi biscotti e ora devono aspettare 30 minuti per decollare. Il ragazzo non fa di che parla, è confuso, prendiamoli! Aspettate, no! Non vi avvicinate, sono radioattivi e se li toccate... Ma cosa sto facendo? Loro non sono veri alieni, tutta questa faccenda è falsa. Zachary, che cosa hai combinato? Ho promesso ai miei compagni che avrebbero visto il passaggio di una navicella e dato che non succedeva, ho messo su una farsa. Non credevo sarebbe andato tutto storto. Un aiutino? Oh, piccolo mio. Sentite, io so che gli alieni esistono e un giorno riuscirò a dimostrarvelo. Ma per ora ho causato solo problemi e mi dispiace davvero tanto. Ehi, Gordle, la mia bocca si sta stancando a dirti te l'avevo detto. Aspettate un momento, guardate! Sì, sapevo che esistono! Non ho mai dubitato di te, fratello.
Stiamo guardando una navicella spaziale, vero? Ehi, Chandler, hai qualcosa da dire o la tua bocca è troppo stanca? Wow. Finché quegli zucconi continueranno a credere che gli omini verdi esistano, il vecchio Flip continuerà a fare tanti bei verdoni. Tin tin! Salve, piccoli gorgheggiatori! È ora del gruppo corale! Oh, oh mamma! Perché l'ho preso la ciliegia? Rick, devi controllarti! Ok, ragazzi! Le prove del coro stanno per iniziare! Appena mi sarà passata l'emicrania da gelato! Ragazzi, essere in un gruppo corale è l'esperienza più bella che c'è! Già, non riesco a credere che Zack, Rusty e Stella abbiano scelto economia domestica con Bolofner. Rusty pensava che avrebbero solo mangiato biscotti. Allora, ho deciso che vi insegnerò a fare la cheesecake ai grilli. Una volta sono rimasto bloccato sul rio delle Amazzoni e ho scoperto che i grilli sono deliziosi. Dunque, oggi entreremo nel meraviglioso mondo del grande numero per la gara provinciale. Se trionferemo in quell'occasione, poi andremo dritti alle regionali. Primo step, i provini per l'assolo, perciò stupitemi! Ah, cervello gelato! L'assolo! Mi esercito per questo provino da almeno un mese ormai. Andrai alla grande, amico. Nel frattempo io ho finito il gioco Muscle Fish, è stato un mese glorioso per entrambi. Spero siano servite le lezioni di canto. Era lunga arrivare a Cleveland ogni weekend. Il lato positivo è che mi hanno dato il tempo di ascoltare la guida per migliorare le corde vocali di Leon Cavaratti. Se non sai più come fare, io ti voglio incoraggiare. No, ero basso, vero? Non posso sbagliare. Stanno arrivando le mie zie dalle isole Canarie solo per sentirmi cantare. No, andava bene, ma ora prova così. Se non sai più come fare, io ti voglio incoraggiare. Voi sapevate che Lincoln ha la voce di un angelo? Oh, qualcuno di voi ha cantato? Dimenticatevi i provini! Lincoln, devi cantare quella solo! La tua incantevole voce ha sciolto il mio cervello ghiacciato e il mio cuore! Cavolo, signor Budden, andiamoci piano! Non stavo neanche provando e ci sono cantanti che si sono esercitati per mesi, le cui zie stanno arrivando dalle Canarie per vedere lo spettacolo! Non dovrebbero fare un provino? Devo ammettere che sarebbe la cosa giusta da fare, ma non questa volta! Su, si comincia! Clyde, mi dispiace un sacco, non avevo idea che sarebbe andata così. Sì, non potevi saperlo. Chi avrebbe potuto prevederlo? Sicuri che questo non sia un brutto sogno? Voglio dire, è un bel sogno, perché tutto questo è molto bello. Sei sicuro che ti va bene se canto io da solo? Perché ti comporti così quando c'è un problema? No, che dici, nessun problema. Cleo, Titi! Ho bisogno dei miei sous-chef! È ora di far sparire la tristezza e, vista la mia giornata, dovremo fare almeno 8 teglie di focaccia! Non ci posso credere! Ho lavorato così tanto per quella solo! Ho anche fatto un piccolo intervento e poi spunta Lincoln dal nulla, canta qualche nota e me lo porta via! So che non voleva farlo, ma insomma, Lincoln ha passato l'ultimo mese a giocare ai videogiochi mentre io mi operavo per ingrandire le epiglottide! Che dovrei dire alla zia Huff e alla zia Huda? Non è affatto giusto! Sono io il corista che può portarci alle regionali! Un momento, posso ancora farlo io forse? E se per caso Lincoln perdesse la voce e io intervenissi come un eroe? Lincoln non è allenato come me, non sa nemmeno che dovrebbe riposare la voce. Ok, Troop Action News, controllate i denti in onda tra 2 minuti. Ehi, mi è venuta un'idea, perché oggi non cantiamo le notizie? Sarà un allenamento extra e potremo condividere il tuo dono con il mondo. Io... Buongiorno a tutti, canguri! Ehi ragazzi, allietiamo la pausa pranzo con un po' di karaoke. Perché, scusa? Per divertirci, perché se no? Lincoln, puoi cominciare tu. So che conosci questo grande classico. 99 vasetti di marmellata nell'armadio hai, ma un vasetto ora si è rotto e ricontarli ancora dovrai. 98 vasetti di marmellata nell'armadio hai, ma un vasetto ora si è rotto e ricontarli ancora dovrai.
Finalmente. Un'altra volta! Messaggio ricevuto. Qual è l'emergenza? Hai un altro attacco di panico pensando alla pensione? Peggio, è che mi manca tanto il mio amico. Sta un po' con me mentre lucido i pavimenti per i crediti extra. Allora, com'è andata oggi? È andata bene! Rusty si è addormentato e ha sbattuto la testa sul banco! Ehi, ho dovuto accompagnarlo in infermeria! Affascinante! Dimmi di più! Ehi, Lincoln, perché vai in giro con la lavagna? Mi dispiace, ragazzi, ma ho perso la voce! Non posso fare la solo! Come facciamo adesso? Beh... io sarei disposto a provare a sostituire Lincoln. Conosco già tutte le parole della sola. Immagino sia l'unica soluzione. Ma la gara provinciale è domani sera. Quindi forza, ragazzi, cominciamo subito le prove. Sì! Tesoro, non è meglio se corri in classe? È già tardi ed è il tuo primo giorno. Solo un secondo, mi sto costruendo dei profili sui social media. Sarebbe troppo strano se non ne avessi uno. A proposito, puoi andare su SwiftyPic e lasciare un emoji cuore sul mio ultimo post? Mi sono perso a social media. Beh, Brita, buona giornata. Sarebbe Brita. Ehi, ciao, come va? Io sono Brita. Sono nuova qui e non conosco proprio nessuno. Oh, non mi dire! Sono Lenny Loud e tu devi assolutamente sederti con me. So quanto è difficile essere nuova qui. Oh, sei così carina, Lenny. Oh, Luna, vieni qui un secondo. Quella è mia sorella. Oh, davvero? Oh, lei è Brita, è nuova a scuola. Luna Loud, è un vero piacere fare la tua epica conoscenza. Wow! Nessuno l'ha mai fatto così bene al primo tentativo, sai? Oh, lo facciamo sempre alle Hawaii, da dove mi sono trasferita proprio ieri, Aloha! Ehi, hey, Luan! Lei è nostra sorella, questa è Brita, bella! Come va, Brita? Piacere di conoscerti! Sono a caccia di un'anima ignara per lo scherzo del cuscino! Luan, no! Voglio dire, un cuscino rumoroso è un pochino antico. Hai ragione. Lotta col cibo sia! Ora basta, Luan! Lotta col cibo! Luan, sei in grossi guai! Te la sei cavata alla grande, Brita! Oggi. Allora, ho dei gossip. E allerta spoiler, sono su di me! Oh, certo, amica! Sono tutta orecchie! Vedi quel ragazzo laggiù? Ho decisamente una cotta per lui! Ha dei capelli così belli e ben fonati! Oh, ma amica, tienitelo per te! Perché non l'ho detto a nessun altro! Brita? Oh! Hai qualcosa per la testa, sorella? Non riesco a concentrarmi! Io e la mia ragazza Sam abbiamo avuto una discussione e ora fa l'offesa! Non so che cosa fare! Raccontami com'è andata. Luan, mi vuoi spiegare perché mi hai portato in questo cespuglio? Volevo coinvolgerti in un piccolo scherzo che ho preparato! Aspetta, vuoi fare uno scherzo con me e non contro di me? È ora! Chi abbiamo nel mirino? La preside Rivers! Scherzone! Divertente! Beh, posso ufficialmente dire che è stato un esperimento di grande successo! Hai la tua storia? Ho scritto l'articolo in 40 minuti durante una lezione di chimica! Ah, quindi non devi tornare a scuola! Che bella notizia! Oh no, ci tornerò ancora! Lynn, quando sono con Brita, le ragazze si aprono con me e per la prima volta dopo anni mi sento vicina a loro e non sono affatto pronta a rinunciarci. Non lo so, Rita, temo che tu stia giocando col fuoco. Non devi preoccuparti, sono stata molto prudente. Ho anche preso a Brita un cellulare con un numero tutto suo. Shh, è Lenny? Amica, sono Brita. Ehi, amica, ciao! Ehi, Lenny!
Non ora, mamma. Sono al telefono con Brita. Anche voi sentite l'eco qui? No. Visto? Ho tutto quanto sotto controllo. Solo un altro paio di giorni. Hai visto degli unicorni? Ho capito bene. Pronti? Partenza! Aspira! Oh, è incredibile! Normalmente sarebbe stato molto imbarazzante per me, ma mi sento a mio agio quando ci sei anche tu, Brita! Sì! Ci sembra davvero di conoscerti da sempre! Oh, anch'io mi sento così con voi! Venite, amiche! E... postata! Allora, Brita, ci stavamo chiedendo... Vorremmo invitarti a cena stasera! Scusate, a cena a casa vostra? Stasera? Esatto, sorella! Rock and roll! Benvenuta a casa dei Loud! Oh, wow! Ah! Lana, ma che cosa combini? Stai calma, pulirò tutto prima che mamma torni. Oh, lui è nostro padre! Ehi, non vi ho sentito arrivare! Ah! Che cosa hai fatto, papà? Questa è la nostra amica Brita! Oh, scusa, Brita! Hai un pochino nella coda, sorella! Sto bene! Tutto a posto! Piacere di conoscerla, signor Loud! Quindi, tu sei Brita! Ecco chi sei e chi altro potresti essere! Beh, è stato un piacere! Arrivederci! In realtà lei rimane a cena! E smettila di essere così strano! Ridatti un contegno lì! Questi valorizzano il tuo naso! Ecco! Non prendere freddo! Ehi, Lani! Come sai il mio nome? Ah, oh, l'hai letto sulla targhetta! Il turno è finito, andiamo a mangiare! Siete voi, ragazzi! Hai creato una bellissima vetrina! I manichini sembrano persone vere! Grazie! Mi sono ispirata a noi! È lui, vero? Quello alla cassa? Sì, sono così nervosa per stasera. Non ho un appuntamento da quando è finita col ragazzo dei frullati. Ti aiuteremo noi a prepararti dopo il lavoro, vero Miguel? Oh, a disposizione, tesoro. Ehi, Lenny. Che meravigliosa sorpresa! Queste sono le mie due amiche di scuola, Jackie e Mandy. E questi sono i miei due amici di lavoro, Miguel e Fiona. Sì, ciao. Lenny, abbiamo comprato delle scarpe nuove stupende! Ma abbiamo risparmiato per i saldi del weekend! Sì, weekend di saldi! Sembra che abbiate parecchio di cui parlare, perciò vado. Sì, vado anch'io. Ci vediamo stasera, Lenny. Ci vediamo alle 7! Aspetta, devi uscire con loro stasera. Beh... sì, qualcosa non va. Tutto ok. Insomma, non passi un venerdì sera insieme a noi da secoli, ma è tutto ok. No, allora non è tutto ok se non riesco a trovare del tempo per voi ragazzi. Devo rimediare. Verrò da voi quando avrò finito con Fiona, ok? Va benissimo. A stasera. Odio i primi appuntamenti, non so mai di cosa parlare. Non preoccuparti, ti darò la mia lista delle 25 domande da primo appuntamento. Oh, a che ora andrai all'appuntamento, Fiona? Devo dire a Jackie e Mandy quando arrivo da loro. Hai un doppio appuntamento? No, ho solo fatto due piani per la stessa serata. Il che è esattamente avere due appuntamenti, ma fa niente. Sì, vai dalle tue amiche di scuola, qui ci penso io. Ma ci vediamo per i saldi domani, vero? Sì, certo. Ok, d'accordo. Ehi, ragazzi, sono felice di essere con voi. Avete qualche novità? Oh, mamma, così tante! Per esempio, non sono più sicura di voler diventare una veterinaria. Io sto pensando di fare la frangetta! Wow, questa è una grande notizia! E a proposito, vado a controllare la mia. Non voglio che si appiattisca. Torno subito! Scusa, non riesco proprio a trattenerla! Fiona, cosa succede? Scusate il disturbo, ma ho bisogno di aiuto. Abbiamo già affrontato tutte e 25 le domande e la sua risposta a tutte era... immagino. Devono esserci altre cose di cui puoi parlare. Ho trovato! Raccontagli di quando sei andata in Canada. I ragazzi amano l'avventura. Fa tutto bene. Non stavi parlando con qualcuno? Oh sì, stavo parlando con... me stessa. Mi aiuta a fare la pipì. Stavolta no. Ci vado di nuovo. Magari ora canto. Oh? Nuota, 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 contro la corrente.
Lenny, indovina chi è seduto al tavolo di fianco al mio? Il ragazzo dei frullati! E mi sembra così carino e sensibile. Spostati a un altro tavolo, immediatamente! Concentrati sul cassiere, non ha funzionato con quello dei frullati. Non farti risucchiare dal frullatore. Grazie, ragazzi. La vita è un gran bel sogno. Sapete che ci vuole? Snack! Non vi alzate e pensate alle unghie. Oh, il ragazzo dei frullati ti ha mandato delle patatine e ora il ragazzo degli hamburger sta andando là a parlargli? Oh, ups! Pensavo fosse questa la cucina! Cosa? Il cassiere e il ragazzo dei frullati stanno uscendo dal locale senza di te! Lenny, sei ancora qui dentro? Mio fratello ha bisogno di fare la pipì! Scusa, adesso esco! Devo solo lavarmi le mani! Mi dispiace davvero tanto, ragazzi, ora devo andare! Oh, le tue amiche sono più importanti della mia vita! Fiona, non è come pensi tu! Non ci posso credere! Stai parlando con i tuoi amici del lavoro in bagno! Ah! Lenny, stai bene! Mi dispiace così tanto, pulisco io! Sta tranquilla, mi aiuterà Mandy. Non ti ruberemo neanche un minuto in più! Sì, nemmeno noi. Lenny, i tuoi sospiri mi deconcentrano dai messaggi. Cos'è successo? Devo risolvere un problema. Mi sento divisa tra due gruppi di amici. Come faccio a renderli felici entrambi? Lincoln, che cosa vuoi? Credo di sapere come aiutare Lenny. Quando ho iniziato a uscire con Rusty e Zack, Clyde e Liam si sentivano esclusi. Così ho invitato tutti a uscire insieme e adesso siamo un solo gruppo. Quindi stai dicendo che i miei amici dovrebbero uscire con i tuoi amici? No, devi unire i tuoi amici in un gruppo. Ah, è un consiglio molto maturo per un ragazzo di 11 anni. Ti ringrazio, ora se volete scusarmi vado a scrivere il mio nome sulle nuove mutande di Ace Abby. Ritiro quello che ho detto. Ci divertiremo stasera, vedrete. Ho programmato un sacco di cose da fare. Pretzel ricoperti di yogurt. E c'è anche la rivista 16 e mezzo, la mia preferita. Oh, è frizzante! Oh, mamma, chi la beve al gusto pomelo? Oh, perfetto, sono arrivati anche gli altri. E poi ho preso la tua acqua preferita. Oh, non avevo capito che fosse una festa vera. Siamo soltanto noi cinque, non vedevo l'ora che vi conosceste tutti. Possiamo fare un gioco per conoscerci. Su ogni carta c'è una curiosità su qualcuno di noi. Il compito è indovinare chi. Miguel, comincia tu. Adoro il frullato zucca e cannella. Immagino Mandy. Oh, hai ragione! Come fai a saperlo? Oh. Se ti chiami Mandy, adorare il frullato zucca e cannella è praticamente il tuo marchio. Wow! Si vede che cominciate già a conoscervi bene. Jackie, è il tuo turno. Io ho sempre un sorriso smagliante. Beh, deve trattarsi di Mandy. In realtà si tratta di Miguel. Non l'avrei detto. Io ho chiuso. Qual è la carta che dice mi arrendo subito? Perché non proviamo qualcos'altro? Ok, inizio io. Piede destro, mela. Mandy, continui tu. Lenny sa che sono molto brava. Oh, piede sinistro, ananas. Anch'io sono molto bravo. Lavoro anche come istruttore di yoga, perciò... Piede destro, uva. Lenny, non te l'ho detto? Ieri ho dovuto sopportare uno scontrami. Oh no, che cosa orribile! Uno scontami è una persona che prova a usare un buono sconto scaduto. Dovreste lavorare con noi per capirlo. Lenny, hai visto l'invito al ballo che Rashida ha fatto a Brandon? È stato così... addiati Big Bang! È la nostra parola per adorabile. Dovreste venire a scuola con noi per capirlo. Ehi, Loud! Non ho idea di come quel McBride sia diventato all'improvviso così bravo nel dodgeball. Beh, ecco, vedi... E comunque non è che mi importi, vi ha trasformato nella migliore squadra che io abbia mai visto. Sì, beh, in America. Quando facevo speleologia in Islanda ho conosciuto una squadra che vi avrebbe schiacciato come insetti. È una storia davvero sorprendente, signore. Ascolta, cambio di programma. Il coach Keck è bloccato al convegno, quindi ci sarò io anche per la prossima settimana. Ciò significa ancora dodgeball. Lunedì giocherete contro i ragazzi di terza media. Perché? Per divertirci, non c'è di che. Dunque,
Dunque, questa è una bruttissima notizia per chi non ama spezzarsi le ossa. Perché fate le facce contrite come se aveste dei tafani nelle mutande? Finché Clyde è arrabbiato per quella storia di Zamir, abbiamo ancora un'arma segreta. Ragazzi, indovinate? I miei papà mi hanno appena scritto: Zamir è stato riammesso a operazione pioggia di dolci. Hanno scoperto di aver fatto un po' di confusione. La frusta alla fine era regolamentare. Non è magnifico? È il tempismo che è magnifico, ragazzi? Mi hanno anche promesso di girare uno spin-off, Frulla il frullabile con Zamir. Ho voglia di festeggiare. Vado a economia domestica a preparare un dolce. Ups, ho rischiato di schiacciarti, piccolino. Andiamo, inforna con me. Allora, amici, adesso che cosa facciamo? Sì, se Clyde non sarà furioso, quelli di terza media ci faranno a pezzetti. Non vorrei dirlo, ma non abbiamo scelta. Siamo costretti a risvegliare Clyde la furia. Ok, la partita è tra 2 ore. E nulla fa arrabbiare Clyde quanto qualcuno che parla con la bocca piena. Sei pronto, Rusty? Ci penso io, amico. Buongiorno a tutti! Chi vuole dei muffin del lunedì? Guardate che belli! Sono fatti con tanto amore! Ne prendo uno! Ma non vedevo l'ora che li facessi, wow, amico! Rusty, ma che bella gomma! C'è molta saliva appiccicosa! Sì, infatti la gomma è appiccicata ai denti! Guarda che impressione! Quella non la chiamerei rabbia! Ragazzi, temo che dovremo passare al piano B! Clyde, guarda questa vecchia foto! Lenny aveva vestito Cliff da Babbo Natale! Era Halloween! Cosa? Come le è venuto in mente? Sai che confusione per Cliff! Sfogati pure, Clyde! Esplora i tuoi sentimenti! Oh, guarda un po', un gattino vestito da Babbo Natale! Ma qui era Halloween! Oh, e allora è comunque adorabile! Potreste chiamarlo Babbo Zampale! Sai una cosa? È davvero adorabile! Il suo verso sarebbe Miao Natale! Grazie, Meryl! Ero proprio sul punto di arrabbiarmi furiosamente! Oh, quanta energia negativa c'è qui! Ok, la partita inizia tra 15 minuti. Dobbiamo toccare il suo tasto dolente. Odia vedere la spazzatura sparsa ovunque, perché, come dice lui, la sporcizia sputa negli occhi della madre terra. Che glorioso disastro! Ottimo lavoro, ragazzi! Oh, guardate, sta arrivando! Ehi, ragazzi, perché ci vediamo qui? Che razza di mostro fa una cosa simile? Ce lo stavamo giusto chiedendo anche noi! La cosa mi fa molto arrabbiare! Bene! Voglio dire, reazione del tutto comprensibile, fratello. Possiamo occuparcene dopo, Clyde. Ora è il momento di giocare, andiamo! Clyde, la palestra è di qua, dove vai? Nell'ufficio della preside Ramirez! Lei dovrebbe controllare e ho intenzione di farle un bel discorsetto! Ha permesso a qualcuno di sputare negli occhi di Madre Terra! Ragazzi, se Clyde va a prendersela con la preside, potrebbe essere sospeso. Dobbiamo dirgli la verità subito. Clyde, aspetta! Lincoln, qualcosa da dirti? Non andare a parlare con la preside. Siamo stati noi a sporcare. Cosa? E perché l'avete fatto? Amico, per sopravvivenza. Quando sei arrabbiato sei fortissimo a dodgeball. E grazie a te non veniamo brutalmente distrutti. Volevamo farti arrabbiare per sopravvivere alla partita con quelli di terza media. Siamo davvero dispiaciuti. Non ci posso credere, ragazzi! Vai così! Sposta la rabbia sulla partita! Non è rabbia, Rusty. È solo delusione. No. Oh. Beh, questo non ci aiuterà. Ragiona, Rusty. Non si tratta più del dodgeball. Siamo stati disonesti con Clyde. Sta iniziando. Coraggio, ragazzi. Clyde, non dovresti giocare. Non meriti di essere massacrato da quelli di terza media. Noi, invece, sì. Sento come dei colpi, però non sento nessun colpo. La spazzatura nel cestino. Partita finita!
Clyde, sei stato fantastico! Sì, amico, ma non dovevi per forza aiutarci. Però siamo felici che tu l'abbia fatto. Beh, quella carta mi ha mandato su tutte le furie. Ora sto meglio. A proposito di carte... E queste erano le ultime. Ah, non c'è niente di più rilassante che vedere l'asfalto pulito e bere una tazza di tè caldo. Ho ragione o no? Ho delle ottime notizie, ragazzi. La squadra vichinga dell'Islanda di cui vi parlavo è appena arrivata per giocare a dodgeball con voi. Non c'è di che. Clyde...